Entriamo in sede di commento a 2 minuti dalla fine dei 7 accordati di recupero dall'arbitro Orsato per parlare di una partita che la Juventus sta conducendo 2-1. Seguiamo intanto queste azioni, l'appoggio di Bonucci per Alessandro, Alessandro per Bernardeschi, Bernardeschi per Ronaldo, palla che finisce in fallo laterale. È il Toro che ci prova a buttarsi in avanti. Un bellissimo Torino al primo tempo, bellissimo perché ha saputo sfruttare la mancanza totale dal campo della Juventus nel primo tempo. Io penso che si sia visto il peggior primo tempo delle ultime 2 stagioni della Juventus, uno dei peggiori forse in assoluto, ok? E una metà del secondo tempo che praticamente era lo specchio del primo, la Juve si è svegliata nella seconda metà del secondo tempo. E poi è chiaro che va a prevalere il maggior tasso tecnico dei singoli, l'individualità sono sicuramente superiori a quelle del Torino, ma fino a quel momento il Torino meritava nettamente di vincere questo derby. L'imprevedibilità, questa sconosciuta, tutte le azioni della Juve del primo tempo avevano le giuste dovute contromisure del Torino perché non era nemmeno difficile trovarle in quella sede. È una squadra che ha giocato senza un'idea di coralità, con giocatori che portavano avanti palla singolarmente, singoli tutti da bocciare nel primo tempo, a mio modestissimo parere, a parte De Ligt che ha salvato un paio di volte la situazione interrompendo dei contropiedi del Torino e Szczęsny che ha compiuto una parata prodigiosa proprio su uno di questi contropiedi. Su Zaza, quindi il Torino avrebbe anche potuto chiudere il primo tempo con un vantaggio superiore ad un gol. Adesso mancano veramente 15 secondi alla fine, vediamo come li gestirà. C'è una rimessa ecco, in questo momento arriva il fischio finale di Orsato. Quindi la Juve porta a casa questo derby numero 201. Vedo scene ovviamente di soddisfazione sugli spalti, sulla tribuna occupata dai giocatori come Chiellini, Morata, che non hanno preso parte a questa partita, ma io credo che ci sia poco da rimanere contenti, se non per il risultato, da parte del gruppo Juventus, che deve riflettere molto su quello che io ritengo essere stato questa sera il punto più basso di questa stagione, al di là di una vittoria, e lo dico dopo una vittoria, il punto più basso. Questa è una squadra che deve ritrovare il senso di essere squadra. Il senso di chiamarsi Juventus, il senso di portare determinate maglie che pesano, è vero, ma allora in questi casi bisogna tirare fuori gli attributi. Chiaramente adesso c'è grande soddisfazione, vedo abbracci da parte di tutti, sarebbe chiaramente impossibile il contrario, ma io credo che una volta rivista questa situazione a freddo, insomma, certe conclusioni le tireranno anche all'interno dell'ambiente bianconero. L'unica cosa che si può augurare alla Juve, naturalmente, è che questo derby rappresenti una sorta di svolta, come era stato nel secondo anno di Allegri, anche in questo caso una vittoria maturata proprio nei minuti finali, anche se non clamorosamente all'ultimo secondo, come era accaduto allora con il gol di Cuadrado. Per quanto riguarda le decisioni di Orsato, giusto annullare il gol di Cuadrado perché Bonucci va ad ostacolare un bianco, se non sbaglio, e quindi diventa attiva la sua posizione di fuorigioco. Per il resto, direi una Juve molto, 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 molto e ancora tanto da rivedere, un Torino che può rammaricarsi perché poteva portare a casa meritatamente questa vittoria. Per quanto riguarda i singoli, male tutti. Cioè, a parte Bonucci, scusate, a parte De Ligt e Szczęsny, è arrivato il primo gol stagionale di McKennie che porta ad 8 il novero dei marcatori della Juventus. La risolve Bonucci che riscatta una partita certamente non giocata all'altezza delle sue capacità, all'altezza del suo nome. È una vittoria che non oso definire strameritata da parte della Juve e faccio fatica anche a definirla meritata. È una vittoria forse dell'orgoglio finale, del cuore finale, però se ti chiami Juventus devi far vedere tante altre cose. Al prossimo video iscrivetevi al canale e iscrivetevi naturalmente al canale di... Ecco, Balsarini Junior. chiudiamo col sorriso, va. Ciao ragazzi, alla prossima.